Ciao a tutti ragazzi, io sono Silla, come state oggi? Spero bene. Come avete letto dal titolo, questo sarà un video un po' chiacchiericcio, un po' discorsivo, dove cercherò di farvi capire che impronta vorrei dare a questo canale per il 2020. È il momento di cambiare, è il momento in cui uno si deve porre nuovi obiettivi e cercare di capire quello che vuole davvero per se stesso o per chi lo sta a sentire. Quindi è il momento di chiedere che direzione deve andare questo canale. Io sono ormai da 3 anni, penso, su YouTube e ho fatto svariati video senza un filo logico tra di loro. Ho trattato di argomenti divertenti come i video iniziali, proprio inizi sulle donne o il video che ho portato sulle leggi più strane del mondo. Poi sono passata a video di cosplay, a mini corti, a video di unboxing. Insomma, per finire adesso con i video di letteratura latina. Ho fatto un punto della situazione e ho deciso anche, cioè ho pensato anche a quello che poi io vorrei fare in futuro, di cosa vorrei trattare, parlare, ma anche di cosa sta succedendo su YouTube, vero? La questione che passerà la famosa legge dove gli YouTuber che trattano contenuti inerenti ai bambini, so, succederà un casino, insomma, vabbè. Io sono sempre stata abbastanza decisa sulla scelta del mio pubblico, ovvero io ho sempre pensato che i miei video dovessero arrivare a un pubblico molto ampio. Ho sempre pensato di rivolgermi ai ragazzi dai 16-17 anni fino a oltranza, senza portare mai contenuti per bambini perché non volevo quel pubblico. Forse mi sono avvicinata un pochino di più a queste cose con il cosplay, trattando più per ragazzi che per adulti, e forse solo alla fine di quest'anno sono riuscita a fare quello che realmente poi volevo fare su YouTube. Quindi volevo solo farvi sapere che da questo nuovo anno partiranno video un po' più culturali. Per carità, ci saranno anche video chiacchierici come questo, dove se mi seguite su Instagram vi chiederò di farmi qualche domanda per conoscerci meglio, perché è giusto che comunque ogni tanto io compaia davanti alla videocamera. Ma vorrei creare nuove rubriche, come questa degli autori latini, magari iniziare con autori italiani o parlarvi della storia, in modo anche che siano cose più semplici, se qualcuno deve studiare, cercare i riassunti, può trovarli qua. Insomma, tutte cose che forse sono più rivolte, diciamo, agli studenti o a gente che vuole soltanto provare argomenti culturali o per ripassare varie epoche. Magari posso parlare di miti. Insomma, gli argomenti saranno vari e spaziati, ma sempre inerenti alla cultura. Ogni tanto, magari una volta o due al mese, ci sarà sempre il format più creativo, e dove vi farò vedere magari acquisti sempre creativi che ho fatto per la mia pagina di Instagram che ho aperto, dove realizzo disegni su commissione, ma anche non per mio gusto personale. So, voglio fare il disegno di Totoro che ho fatto, vado a farlo. Dove in questa pagina, tra l'altro, parlo di miti, ho fatto vari disegni sui miti, sullo zodiaco, dove li spiego e tutto. Io spero di attirare nuove persone a cui possa piacere questo nuovo format e spero soprattutto che voi che già mi seguite possiate apprezzare questi nuovi video. Ecco. Ed era tutto qui per questa breve spiegazione di quello che sarà il mio 2020. Un obiettivo grande e importante sarebbero i 1000 iscritti. Sicuramente arrivare sempre a più persone. Io spero che i miei buoni propositi vi possano piacere o li trovate semplicemente interessanti. Se volete consigliare questa pagina a studenti o amici che dovranno affrontare esami o comunque vogliono solo informarsi su queste questioni, fatelo, sentitevi liberi di farlo.
E se volete che io parli di argomenti specifici, di cose che vi interessano o semplicemente di cose che dovete studiare, scrivetemelo sotto nei commenti, così quando finirò gli autori latini potrò iniziare con una nuova rubrica. Io spero che tutto questo vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!